Verso il voto alle amministrative del 9 e 10 giugno. Il videogiornale a grotte. Le aspettative e gli auspici dei cittadini alle urne per eleggere sindaco e consiglio. Davide Saglia. Domenica 9 e lunedì 10 giugno si rinnoveranno i consigli comunali e si eleggeranno i sindaci in 17 comuni della provincia di Agrigento. Questa tornata delle amministrative vede interessato anche il comune di Grotte. Sono già chiari da tempo gli schieramenti dei candidati a sindaco con le relative liste. Oltre all'uscente Paolo Pilato, appoggiato dalla lista civica Grotte Libera e Solidale, è ufficiale anche la candidatura di Paolino Fantauzzo con la lista Uniamo Grotte. Anche il Movimento 5 Stelle è presente con il suo candidato a sindaco. Si tratta di Gaspare Bufalino Maranella. Un'altra lista è Grotte in Movimento, che vede come candidato sindaco Francesco Vizzini. Altro candidato è Giacomo Orlando, appoggiato dalla società civile e dal PD. E abbiamo chiesto ai cittadini di Grotte quali sono le aspettative, gli auspici e le priorità di cui dovrà tener conto il prossimo primo cittadino. Io mi aspetto un grande esempio di valore umano, perché il sindaco è il capo della cittadinanza di Grotte e deve fare delle cose che non hanno fatto altri sindaci. Io la penso in questo modo, perché il sindaco, quando è sindaco, è il papà del paese di Grotte e si deve responsabilizzare nella vita umana delle persone, dei giovani che studiano, sono laureate e sono senza lavoro. Ma bisogna, la prima cosa è mettere lavori. Lavori ci vogliono, che la gioventù guadagna, spende e si tira avanti. E pagare le tasse. E certo come va a fare? E pagare le tasse. Una volta che le tasse si devono pagare, è inutile che illudono con le chiacchiere. La speranza di avere un lavoro anche per noi giovani, per il paese. Ma per far ripartire Grotte che venga il migliore e vediamo che ci sono ragazzi in gamba, che Grotte io penso che decolla di nuovo. Qual è la priorità per il paese? Ma la priorità del paese è scarsa, perché le persone sono intimidite, ci mancano i soldi per fare la spesa, ci mancano tante cose. Quali devono essere i primi impegni del prossimo sindaco di Grotte? Il primo sindaco di andare a fare in culo tutte quante. Registro che io non ho paura, perché c'è un paese di 4.000 abitanti, si presentano 5 sindache, la Manciatora l'hanno forte. Questa gente, quando pigliano questo potere, non lo vanno a lasciare più, perché in ogni sedia c'è la colla e vincono. Questo noi che siamo se. Andiamo mentre travaglia, andiamo a produzionare un paese. Non si tira l'acqua all'estate e se c'è un guasto in terra tocca pari alle cristiane senza che tocca a niente. Questo non è giusto. Secondo me questo non è giusto. Dovranno mettere tanti lavori a quelli bisognosi. Ci sono tanti picciotti, un esempio che allora qua in piazza era pieno di muratori. Ora no. Il primo di fare è risolvere il paese. A così le muratori conoscessero a riere e nascere, travaglio, mano va, la cosa è quanto. Voilà. Tutto su casa vecchio che noi chiamano centri storici, questo viene da tutto demolito. Come fanno in Inghilterra? Un quartiere intero con le ruspe, tutto in terra. E di una nuova parte. E travagliano la gente con carri a terra, con carri a sabbia, con carri a cemento, l'operai e lavoro. Che invece no, il centro storico deve restare fracido, corrido da capo e la gente a spasso.